Salve ragazzi e bentornati a Video Game News. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi di Dragon Age Inquisition. Electronic Arts e BioWare hanno infatti annunciato che il titolo subirà un lieve ritardo e non uscirà più ad ottobre come comunicato in precedenza, ma arriverà sugli scaffali europei il 21 novembre. La Software House ha spiegato che questa scelta è stata intrapresa per dare al team di sviluppo il tempo di offrire agli utenti un prodotto all'altezza delle aspettative. Rimanendo in tema Electronic Arts, il publisher ha svelato nel corso della conferenza per i suoi dati finanziari che PopCap Games sta sviluppando un nuovo capitolo della serie Peggle, che si trova già in fase di test negli uffici della compagnia. Secondo alcune voci trapelate in rete, dovrebbe trattarsi di uno spin-off dedicato ad Android e iOS, anche se non si esclude un porting di Peggle 2 per PC, smartphone, tablet o altre piattaforme. Rimanete sintonizzati su EveryEye per qualsiasi nuova informazione in merito. La Gamescom 2014 inizierà ufficialmente il 12 agosto, giorno nel quale Sony Computer Entertainment terrà la sua tradizionale press conference dedicata alle novità per console PlayStation. Anche Microsoft terrà la sua conferenza nella giornata di apertura e dopo l'evento sarà possibile testare i titoli della lineup Xbox One. Il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha confermato su Twitter che la casa di Redmond diffonderà presto nuovi dettagli in merito ai titoli presentati all'evento. Restate con noi per capire anche quali saranno i piani degli altri publisher. Novità sul fronte degli aggiornamenti PlayStation 4. Sony ha confermato che l'update 1.75 della console introdurrà il tanto atteso supporto alla visione dei film Blu-ray in 3D. Secondo alcune indiscrezioni, il software in questione dovrebbe includere anche altre caratteristiche, fra cui la piena compatibilità con i principali formati audio e video. La data di pubblicazione dell'aggiornamento è ancora ignota, anche se con ogni probabilità potremo effettuare il download già dalla prossima settimana. Si ritorna a parlare anche di Titanfall. Respawn Entertainment ha annunciato che il secondo DLC del gioco, denominato Frontier's Edge, sarà disponibile a partire dal 31 luglio su Xbox One e PC. Il contenuto potrà essere acquistato al prezzo di 9,99€ o scaricato come parte del Season Pass e garantirà l'accesso a 3 mappe inedite. L'espansione arriverà anche su Xbox One, ma gli utenti dovranno aspettare alcune settimane in più. Come se non bastasse, in base ad alcune proposte di lavoro recentemente trapelate in rete, sembra che la talentuosa Software House guidata da Vince Zampella stia lavorando ad un action adventure in terza persona, che a quanto pare dovrebbe avere anche alcuni elementi da GDR. E continuando a parlare di date d'uscita, Disney Interactive ha annunciato ufficialmente che Disney Infinity 2.0 sarà disponibile il 23 settembre per il mercato statunitense. Il gioco è basato sulla struttura dell'ottimo capitolo precedente, potenziata però con un editor decisamente più performante, unito alla presenza di tantissimi personaggi inediti, fra cui molti legati al mondo dei supereroi Marvel e al nuovo film Maleficent. Non ci resta dunque che attendere informazioni più precise in merito alla release europea, che crediamo non si discosterà di molto rispetto a quella americana. Sony Computer Entertainment, dopo aver ascoltato le numerose lamentele degli utenti per quanto riguarda la pubblicazione esclusivamente digitale di Freedom Wars, ha fatto un passo indietro ed ha abbracciato le esigenze dei suoi giocatori, annunciando finalmente una versione retail per l'attesissima esclusiva PlayStation Vita. Un'ottima notizia per tutti i possessori della console portatile, che dimostra fra l'altro quanto ormai i pareri dell'utenza siano in molti casi decisivi per i piani di una società. Concludiamo questa seconda edizione della settimana con le nostre consuete top e flop news. Il top non può che andare a Oddworld Inhabitants. La Software House, infatti, a distanza di ben 17 anni dall'uscita originale, è riuscita a far rivivere il mondo di Abe's Odyssey nel migliore dei modi, proponendo ai giocatori un eccellente remake chiamato New and Tasty. Esattamente come intuibile dal nome, il gioco presenta diverse novità rispetto all'originale, fra cui segnaliamo un comparto tecnico decisamente al passo coi tempi e la presenza di nuove ambientazioni ed enigmi. Grazie a varie modifiche al gameplay, volte principalmente a svecchiare le meccaniche di gioco, il titolo funziona alla perfezione anche nel 2014, offrendoci un'avventura indimenticabile in un universo davvero ben caratterizzato, grazie a un'attenzione per il dettaglio veramente superlativa. Il flop di questa edizione non possiamo che assegnarlo ad Electronic Arts. Vi abbiamo parlato all'inizio del rimando di Dragon Age Inquisition e il publisher americano ha annunciato che persino l'atteso Battlefield Hardline non arriverà più nei negozi ad ottobre, come svelato in precedenza, ma sarà pubblicato soltanto nel 2015.
I motivi alla base di questa decisione risiedono nel bisogno da parte del team di avere più tempo per ridefinire vari aspetti del gioco e fare in modo di presentare agli utenti il miglior prodotto possibile. Con questa notizia si chiude l'edizione del venerdì, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e ovviamente l'appuntamento con il TG videoludico di EveryEye.it è alla prossima settimana. Ciao a tutti!